Buongiorno a tutti, io sono Sara Piga, la veterinaria del Bioparco Zoom. Innanzitutto buon 25 aprile a tutti, ma anche buon Penguin Day. Infatti oggi è la giornata mondiale del pinguino. A Zoom abbiamo il pinguino africano, che è tra le 18 specie presenti in natura, ma è anche una delle specie più minacciate. Infatti è stato scelto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente tra le specie, per rappresentare la perdita di biodiversità. Oggi, in questa giornata così speciale dedicata al pinguino, vi farò vedere all'interno dell'uovo, essendo appunto un momento molto particolare perché sono in riproduzione. Per fare questo, però, abbiamo bisogno del buio, quindi venite insieme a me all'interno dell'indoor dove la keeper Martina ha già portato le uova per il controllo. Eccoci qua, siamo all'interno dell'indoor dei pinguini e qui ci sono le uova che Martina ci ha appena portato. Davanti a me ho la candle, che è una torcia professionale che serve per guardare all'interno delle uova per vedere se c'è il pulcino. Sapete che potete farlo anche voi a casa. Se avete un uovo di gallina, anche le uova del supermercato che comunque non sono state fecondate, e avete una torcia, potete guardare all'interno dell'uovo per vedere com'è fatto. Noi qui abbiamo bisogno di una torcia professionale perché ha un fascio di luce un pochino più potente, in quanto l'uovo del pinguino ha un guscio più spesso dell'uovo di gallina. Questa tecnica si chiama spiratura e serve appunto per guardare lo sviluppo embrionale all'interno dell'uovo attraverso un fascio di luce, per vedere se va tutto bene o se al contrario l'uovo non è stato fecondato. Adesso noi andiamo a vedere all'interno di queste due uova, facendo molta attenzione a come maneggiarle. Ok, vediamo che questo primo uovo, si vede benissimo la camera d'aria al suo interno, ma sembra piuttosto bianco. Al suo interno non vedo nessuno sviluppo embrionale. Siamo intorno al decimo giorno, quindi dovrei già vedere un piccolo embrione con dei vasi. Questo significa che questo uovo qui non è stato fecondato. Andiamo a vedere l'altro. Ok, invece qui si vede benissimo la distinzione tra parte chiara e parte scura, quindi qui posso dire con certezza che c'è un embrione che si sta sviluppando, quindi bisogna fare molta attenzione. Io ho finito, vado a rimettere subito le uova al loro posto, vi saluto e vi auguro un buon Penguin Day. Ciao a tutti!